sentiamo un progetto che in sostanza è un progetto finanziato dalla regione, e un'idea del nostro consorzio di approfittare del materiale che c'è di Vaia e che può essere cercato di poca qualità per fare dei briccoli. I briquetti vengono consumati sulle stufe economiche di casa. Per cui abbiamo avviato questo progetto qua, abbiamo fatto dei test insieme all'Università di Padova e adesso, grazie alle parole che ci illustrerà qualche dato, però è un progetto che va portato assieme alle istituzioni dove coinvolgeremo anche qualche cooperativa per fare del sociale. Per cui con questo progetto qua si intende non farlo per noi, ma farlo per il sociale, per tanti altri e per poi essere distribuito dalla grande distribuzione nostra del Trento. Passo a Raffaele Cavalli per qualche delucidazione. Grazie, possiamo condividere la presentazione soprattutto per dare ragione al sottotitolo dell'intervento. Il progetto è costituzione di una filiera produttiva per la realizzazione del bricchetto verde delle Dolomiti, detto anche Dolomiti Green Brick, però. La frase più saliente, più importante, è quando il forestale diventa sociale. Ma che cosa sta dietro a questa affermazione? Beh, siamo tutti consapevoli che le attività lavorative nel settore forestale sono sempre caratterizzate da un elevato impiego fisico. Certamente variabile a seconda delle tipologie, delle attrezzature, delle operazioni e dei luoghi in cui si opera. Possiamo benissimo dire che l'impiego delle macchine, soprattutto delle grandi macchine, può ridurre i carichi di lavoro fisico, ma dall'altra parte accentua invece i carichi di tipo psicofisico. Quindi è chiaro che per operare in bosco, nelle organizzazioni forestali, gli operatori devono essere sempre fisicamente e psichicamente in forma per poter condurre il lavoro nel modo più efficiente e più sicuro. Questa affermazione vale però contestualmente alle organizzazioni forestali, perché se noi scendiamo lungo la filiera foresta legno ci accorgiamo che ci sono poi tutta una serie di operazioni nelle quali questa affermazione si diluisce un po', e soprattutto se passiamo a considerare quella che è la produzione dei cosiddetti biocombustibili e in particolare la produzione delle bricchette, che sappiamo essere una valida alternativa alla legna d'albero per tutta una serie di motivazioni, ma che nella loro linea produttiva possono consentire, se pensiamo di realizzare un impianto di produzione di ricchetti, anche l'assolvimento di una serie di funzioni sociali. Quindi da un lato aspetti tecnico-commerciali, ma dall'altro anche effetti sociali, offrendo le opportunità di inserimento e di impiego di persone diversamente abili o che soffrono di cause di disagio sociale. Questo è un po' l'obiettivo, diciamo così, che ci ha guidato nella sperimentazione, nell'impostazione del progetto e nella successiva sperimentazione. Ovviamente siamo partiti con un discorso di valutazione dei materiali. Allora l'idea principale, l'idea primaria era quella: utilizziamo dei sorta di sottoprodotti della vagliatura del cippato, che comunque è sempre lì in materia legnosa, per capire se questa poteva costituire opportunamente addensata delle bricchette utilizzabili, e poi una seconda prova, quella di utilizzare invece del materiale legnoso, diciamo, tipo primario. La prima prova non ha dato dei risultati validi, diciamo, tecnicamente validi, perché comunque questo è un particolare che ci dice del famoso sottovaglio, cioè del polverino che si elimina dalla vagliatura, tramite vagliatura del cippato, che si deposita tra l'altro a seconda della densità su due
punti diversi nel container, abbiamo utilizzato tutte queste tipologie di materiale, siamo andati avanti, però gli esiti non sono stati positivi, in particolare per due ragioni: l'elevato carico di ceneri, legato ovviamente alla tipologia di materiale che si porta dietro, molta corteccia, molte polveri, terreno, eccetera, e la mobilità del materiale stesso, che avrebbe richiesto una essiccazione per poter essere idoneamente utilizzato per produrre delle fricchette, che l'umidità di produzione gira attorno al 14% del contenuto idrico. In questo caso le fricchette che avevamo ottenuto pur con l'aggiunta anche di essiccatura non avevano quella durabilità richiesta ovviamente per essere commercializzate e soprattutto utilizzate. Però siamo andati in una seconda prova, sempre nell'ambito del consorzio di si è costituito, allora in questo caso abbiamo preso un materiale primario. Allora, ancora una volta, semplificando la cosa, prelevando cippato da albero intero, quindi albero con tronco, rame, cimali, vedete rosso, oppure cippato di solo frusto scorreggiato, quindi un materiale diciamo, di una certa importanza dal punto di vista qualità. È ovvio che la qualità del materiale in partenza riverbera poi nel prodotto ottenuto, infatti, come potete vedere, le ceneri sono decisamente inferiori rispetto al prodotto che avevamo visto prima, rimangono comunque di un certo spessore, diciamo così, c'è un effetto, abbiamo notato un effetto di concentrazione delle ceneri, quindi aumento la percentuale una volta che si bricchetta, probabilmente legato alla densificazione del materiale, e in ogni caso, in base alla normativa, il materiale derivante da pianta intera è classificato di tipo B, rispettivamente di tipo B, mentre quello che ha fusto scorteggiato rientra nella classe A2, quindi può essere utilizzato normalmente negli impianti di tipo domestico. Una cosa che va detta è che il punto di fusione, le temperature di fusione del cene sono decisamente molto elevate, superiori addirittura a quelle del pellet, che significa che un prodotto che sicuramente non avrà nessun tipo di inconveniente. Per quanto riguarda l'individuazione del materiale da cui originare per questa filiera, il progetto ha risposto in maniera sostanziale. Poi siamo andati oltre perché abbiamo utilizzato, bene, prendiamo la filiera, vediamo poi l'impianto in che cosa potrebbe consistere questo impianto per la produzione localizzata di bricchette, in modo da cercare di legare la produzione del materiale alla produzione delle bricchette, alla sua commercializzazione in un contesto locale. L'impianto è relativamente semplice dal punto di vista della costituzione, è formato da quattro moduli, un modulo essiccazione e vagliatura cippato, un modulo di macinazione per la seccatura e il modulo di confezionamento. E possiamo vedere lo schema. Ecco lo schema. Di realizzare questo impianto all'interno di un capannone recuperato, cioè non serve una struttura specialistica o specializzata, perché serve l'unica cosa specializzata, è il locale dove si pensa di inserire la caldaia e il boiler, che deve rispettare veramente le normative vigenti, poi il calore prodotto dalla caldaia viene utilizzato per alimentare gli scambiatori acqua-aria che servono per essiccare il cippato su un essiccatore a piani mobili, poi viene c'è un vaglio numero 4 che serve a separare, come abbiamo visto, quel prodotto diciamo meno prezioso dal prodotto principe, si va al 5 a un macinatore con delle griglie ovviamente per imparare lo spessore della finezza del materiale, poi una bricchettatrice che qui abbiamo ipotizzato a due linee per dare una certa produttività al sistema con una due canali piuttosto lunghi, sia per garantire il raffreddamento delle bricchette, ma anche per allontanare questa zona, che è una zona rumorosa, dal resto delle zone, in particolare dall'area di confezionamento, quella più a destra, dove c'è un piano a rulli, il numero 8, e poi una fasciatrice per confezionare le scatole in cui sono collocate le bricchette su dei pallet per poter poi essere in qualche modo manipolate, trasportate e immagazzinate. Quindi abbiamo un locale apposito, che è quello che un locale apposito, quello con caldaia e boiler, un locale coperto, ma anche coperto, però può essere aperto dove ospitiamo
Vaglio, scusate, il sitatoio e il vaglio, poi un locale insonorizzato dove c'è il mulino e la fricchettatrice, e un locale con controllo del comfort ambientale dove invece operano gli operatori per il confezionamento delle scatole. Tutto questo processo deve anche però prevedere dei punti di controllo critico che servono, trattandosi di un processo produttivo, per controllare e analizzare i fattori che possono influenzare la qualità del prodotto e i loro effetti, in modo da garantire l'efficienza economica alla lavorazione del prodotto. E disegnato questo contesto, questo contenitore, abbiamo anche pensato all'organico del personale, quindi cercando di declinare l'aggettivo sociale che era nel titolo. Allora, ovviamente nella parte più a sinistra il modulo di essiccazione, vagliatura, macinazione e etichettatura basta un'unità di personale tecnico specializzato nella gestione delle diverse macchine. Mentre nel modulo di confezionamento, pensando che la produttività media della etichettatrice uscì attorno ai 140 kg all'ora, una macchina a due pistoni a due linee, che le confezioni di norma sono da 20 kg, quindi per ogni ora si ottiene una quantità di bricchetti sufficiente al confezionamento di 9 scatole. Allora, le scatole noi intendiamo materiale di base fustellato, che poi viene formato a scatola, riempito e chiuso. Ecco, questo tempo medio per riempire, per formare una scatola e riempirla, diciamo, è attorno ai 20 minuti, e quindi il numero di addetti è pari a 3, minimo pari a 3. È ovvio che se noi diamo, contestualizziamo la funzione sociale, possiamo anche arrivare a 5 addetti. E questo è proprio il posto dove possono operare degli addetti, degli operatori, diciamo, che hanno una specie di condizione specifica, ma soprattutto che appartengono a quelle categorie che, insomma, presenti anche nelle aree montane, che hanno bisogno di questo tipo di collocazione. Tenete conto che l'idea non è tanto e solo la produzione, ma in questo contesto si potrebbe anche immaginare un piccolo shop, un piccolo negozio che vende i prodotti, i bricchetti, non solo, ma tutti quei materiali che servono poi per la gestione, la manutenzione dei dispositivi domestici. Quindi creare una sorta di punto, diciamo, focale. La cosa importante è, come sapete, che queste non sono delle idee originali, ovviamente, perché basta andare in qualche altro laboratorio di pasticceria che impiega ragazzi grandi, abbiamo gli esempi di impiego sociale in attività produttive. Quello che era importante era trovare nel settore forestale delle attività produttive che siano, che fossero, che siano adatte per questo tipo di persone. Quindi, ottenendo l'utilizzo della risorsa locale, la trasformazione in loco e soprattutto che diventi motivo per impiegare questa tipo di persone, credo che possa svolgere un'azione non di poco conto. Tenete conto che questa ipotesi potrebbe essere anche collocata, non tanto individuale, cioè solitaria, ma inserita all'interno di una piattaforma che già svolge queste attività di produzione cippata piuttosto che di altri tipi di linea d'arte, per esempio. Ecco che allora tutta la parte a sinistra, quindi caldaia, essiccatore e vaglio, appartengono già a una linea di lavorazione esistente, da cui noi possiamo derivare un po' di materiale sufficiente ad alimentare la linea di produzione delle bricchette. L'ultimo diapositivo, ottenendo quindi un prodotto locale, questo credo che sia importante, se non fondamentale, nell'utilizzo dei biocombustibili legnosi, non tanto per il fatto, diciamo, di topografico, ma perché è importante che ci sia una produzione e un consumo più possibile vicini, e un prodotto che può essere anche valorizzato adeguatamente da un nome importante come il Dolomiti Green, che chiaramente risponde alla filosofia dei prodotti verdi, ma che abbia anche questa che diventi strumento di integrazione sociale. Questo è un po', diciamo, la filosofia. I risultati che abbiamo ottenuto ci consentono di dire che la strada è tracciata e realizzabile, adesso bisogna un po' proseguire. Noi abbiamo messo del nostro, avanti. Grazie.
No, credo che le conclusioni siano state interessanti per quelli dallo spunto a entrare in campo come ente pubblico, come Unione Montana, ma come comuni anche, no? Perché effettivamente nel momento in cui si è studiato un percorso, che poi questo percorso è detta da tecnici preparati, è possibile percorrere, allora il compito nostro è quello di creare le condizioni perché uno nel corpo può centrarsi, insomma, no? Perché io stavo scrivendo due appunti per non dimenticarlo, questo passaggio qua. Perché l'esperienza che è da sindaco di un piccolo comune che aveva 3 km quadrati, si trova in Strago e a Monte, la mancanza delle strade forestali, cioè quelle opportunità per entrare nel bosco per uscire anche in fretta, perché poi parliamoci di corsi, no, alla fine se è economicamente vantaggioso un progetto di questa natura lo portiamo avanti, se abbiamo una materia prima da poter portare fuori dallo stesso bosco in più in fretta possibile. Situazioni che non abbiamo il casino, parlavamo prima, cioè, questa è una meraviglia della natura, per noi il problema è diverso, insomma. Però se noi partiamo da questo presupposto, cioè il compito che abbiamo noi, che ritengo sia quello principale, oltre che a stimolare ovviamente gli altri enti a capire che questo progetto può essere una risorsa per il territorio, è quella di creare questi presupposti e stimolare la regione in questo caso con le varie opportunità all'interno dei vari bandi, insomma, se all'interno del PSR non vanno a mettere quella dei grilli degli anni passati, sono più forestali, le pure potenze, queste cose che poi a noi amministratori diventano difficili poi da realizzare. Perché poi il tecnico si dice, ma sì, ma questo non funziona, le cose che sono difficili da realizzare, ma è già fatta la ragione per tutta, perché poi parlando con chi ha steso, poi il bando stesso, a tutte le sue ragioni avevo messo così, Però per noi è importante poter arrivare al dunque nel più breve tempo possibile con il risultato migliore. Il risultato migliore con perché sei dopo purtroppo abbiamo vissuto un periodo drammatico, prima con Vaia, poi con due alluvioni successive, 19-20, poi col Covid, a noi è già sufficienza, su noi è stato mandato di 4 anni, si è preso queste 4 licenze così da fare qualcosa, ne ha già sufficienza per stare a casa propria. Intendo dire che diventa difficile fare l'amministratore oggi. Non tanto e non solo per la burocrazia, parlavamo stamattina tardi con il signor prefetto, no? Perché ha voluto incontrare i sindaci per capire anche le esigenze e le difficoltà che ci sono. Ma l'altro ieri abbiamo ragionato con il nostro, perché abbiamo i comuni, ormai 7-8 comuni che sono infestati, e questo è dura, insomma, di mente forte. Nel disastro potrebbe essere un'opportunità per questa soluzione, non lo so. Però noi siamo in questa situazione. Se andiamo avanti con il giro di qualche anno, chissà cosa succederà. Io ho vissuto l'esperienza della volta della cefalcia qua in Cancillo, negli anni 90. E facevo l'esempio pratico e ho chiesto la domanda: ma l'intervento, quel che sia facendo un intervento, era un'azienda, quindi persone, insomma, aveva un po' vissuto quella tutta l'esperienza là, che è stata bellissima, che però qui sono intervenuti per tagli avanti, qui hanno fatto un'operazione di velocità e hanno poi piantato un posto di visto, no? E nell'altro piano di riserva hanno fatto un'operazione di bilancia, e loro di servizio avevano tentato di fare l'operazione in fretta con l'intervento chimico, dai, una volta.
Allora, a domanda, ma questo tipo di intervento è possibile farlo? Ma forse no, ho un avvocato. Però abbiamo una situazione ormai nel mondo, il clima sta cambiando in maniera bestiale. Da oggi a domani ci troviamo a 30 gradi, adesso siamo in un momento in cui uno sente il calma del perché abbiamo un mare fuori il sole. Magari fra 2 ore corriamo in 10 gradi, no? Perciò, oltre che a noi, deve essere tutto il mondo della natura, no? Perciò, qualcuno si dovrà spiegare come comportarsi fra qualche anno, non fra 10 anni, perché a me questo funziona, non mi sto a vedere, ma fra qualche anno per voi, insomma, bisogna capire cosa succederà. E allora, se noi riusciamo a intervenire anche con questo tipo di progettualità, anche per tutelarci il nostro patrimonio, insomma, un po' schifo, perché le bellezze del nostro territorio è dato sì dai bei prati che facciamo, dai bei boschi che abbiamo, questo è il bello del nostro. E qui lo compromettiamo fra pochi anni, fra poche settimane, perché diceva il sindaco di Roma l'altro giorno, no? Che lui guarda la finestra del municipio e tutte le settimane vede il colore che cambia, si apre, si via, guardo la montagna di fronte che ho di Valentina, ma io sono sotto Valentina Miniere, e lì ci sono 3 macchie che ogni giorno si aprono e non si può andare a prendere, no? Allora come faremo d'ora in avanti? Non lo so, la natura avrà il suo corso, no? Però per tornare al nostro progetto, mi sembra anche interessantissimo, no? Perché noi andiamo ad operare la materia prima che abbiamo fuori dalla porta di casa, l'abbiamo secondo me, quella è perspettiva nostra. Questo. Io lo regno e lo faccio a casa anch'io, no? Perché tento di fare la vita come la facevano i nostri nonni. Però è sacrificio per la terra legna, come è caro di tagliarla, perché non sono male. Ma è chiaro quando un testimone che taglia la legna, non è che è appassionato, no? No. Però questo è quello che noi dovremmo fare. Cioè, ritornando al ragionamento che dicevo prima, cioè, o noi creiamo il percorso da prendersi la legna, andare a creare questa filiera corta, perché è abbastanza corta qua, no? O noi facciamo un ragionamento di investimento sul territorio che non è facile, perché porre la questione del fraio forestale, un sindaco si trova già in difficoltà a farlo passare in consiglio comunale, immagino in mezzo alla gente, no? Perché fare una fraio forestale non deve passare in mezzo a poco attellato, abbiamo una situazione drammatica nelle nostre realtà di lo spezzettamento della proprietà che è micidiale, ciò con gente che vive in America, in Sud America, in Australia e che non si ricordano neanche più di avere il patrimonio che hanno qua, e di conseguenza diventa difficile andare a recuperare questo passaggio, però riuscendo anche a fare questo ragionamento, la difficoltà è andare a spendere i soldi pubblici per fare la strada, fare che cosa, andare a recuperare il posto. E se noi non lo figuriamo in fretta, dico in fretta, che ci vuole prendere il posto, però in fretta nel senso che lo puliamo, garantiamo sicurezza alla gente, perché se da noi parte non c'è il lavoro, nessuno ormai, perché fra un anno noi avremo le piante a terra secche, che è una manna per il fuoco, benzina per il fuoco, no? Allora, questo dobbiamo, noi prima, insomma anche voi studiosi del sistema, di stimolare chi di dovere, in questo caso nostro, la regione che ha, che si studia, cioè, che ha avuto l'opportunità di avere l'assessore di fronte a noi l'altro giorno, c'è la sensibilità, c'è, ecco, dalla sensibilità, dal dire al fare, ecco, stimolare il fare, no? C'è l'incentivo finanziario, noi sappiamo che ce l'hanno detto per questi giorni, anzi per giorno fa, che uscirà questo bando appunto sull'intervento boschivo, però
se esce il bando per cofinanziamenti piccoli comuni sono già morti, sono già finita, no? Comune medio grande, o medio grande, no? Che ha però risorse finanziarie importanti, perché magari è un comune turisticamente interessante, dove hanno queste tra. Noi non abbiamo, noi siamo un piccolo comune, le risorse sono quelle che sono, no? E se ci mettono dentro anche il cofinanziamento, siamo in difficoltà. E allora facciamo, abbiamo difficoltà a partecipare a questo tipo di opportunità finanziarie. Però per entrare nel porto, per pulirlo, o paghiamo qualcuno da lì in avanti, o se no entrare nessuno, insomma. Perché le nostre ditte nel boschile di Blocco, nel Lago Pino, che sono purtroppo poche, apprezzate, devo dire, hanno fatto anche un discreto lavoro, ma dovremmo averne avute 10 volte tanto, 20 volte tanto, insomma, minimo. Perché vi faccio l'esempio pratico, voi da Agro scendete verso Belluno e verso appunto le miniere di Valle Perino, c'è la ditta che sta pulendo tutto il versante. E aveva accettato il nostro bando e in più di questo era presente e il demanio pubblico, cioè il cammino forestale di Belluno, ha detto che qualcuno ha preparato questo tipo di opportunità e questi stanno facendo un ottimo lavoro, per capire, è nella parte pubblica. Nella parte privata invece è quello che ci creerà e ci crea qualche problema. Perché vi faccio pure un giro, magari poi chiudo perché sono passati giorno a parlare, no? Noi dopo la 5-8, cioè il 15 novembre quando è uscito il decreto dopo l'AEA, abbiamo fatto un'ordinanza lo stesso giorno. Siamo intervenuti ovviamente ad aprire le strade perché ci imponevano le sicurezza per fare la strada, le case, ovviamente. Poi siamo ripassati di nuovo per allargare la seconda via, eravamo morti. Poi quando ci siamo ritrovati un po' in alto, per venire a procurare. Allora, se noi andiamo, ci sogniamo di andare dentro un bosco che non siamo riusciti magari a sentire, ordinanza generale, o lo fa la regione dell'ordinanza generale, per tutti come ci avevano anche poi indicato, c'erano anche compromesso e facevano tutto, e allora va bene. Ma se noi amministratori pubblici dobbiamo fare un'ordinanza di tale favorità, non credo neanche che riusciamo a farlo, no? Per circoscrivere i nostri quindi. Però questo è il nostro problema, perciò ben vengano questi studi qua, anzi più ne facciamo, più abbiamo poi l'esperienza anche loro che hanno realizzato delle opportunità di lavoro per loro e per gli altri ovviamente, perché qua creiamo anche occupazione alla fine, no? Se ce la facciamo. E per noi invece è stimolare e incoraggiare gli amministratori pubblici, in questo caso i comuni in particolar modo, i comuni sono proprietari, da noi ci sono qualche regola, qualche le regole, ma in genere però la parte dei comuni bassi della Gordino hanno sfruttato loro, poche ma ci sono. Però questo è un momento abbastanza difficile perché, come dicevo prima, noi abbiamo bisogno delle strade, delle piste forestali, anche da ripristinare, che ci permettevano di intervenire anche dai passanti, da determinati tipi di ragionamenti, i lacci e lacciuoli che ci sono con la legislazione in piedi in Italia, ci permettevano di fare anche queste piste forestali previo al detto della nostra. Viene utile tenersela con la pista, perché domani non c'è mai che possa andare bene. Però ecco, tutte queste cosine qua, che sono state già messe là così, tanto per farvi capire le difficoltà che abbiamo noi, ma anche la voglia e la volontà magari di fare ovviamente qualcosa in più per il nostro territorio, che non è facile, non è semplice. Però nel momento in cui uno capisce che questo tipo di progettualità può essere anche un'opportunità per se stesso, bisogna pensarci, no? Allora se può aiutare con l'assenso
di entrare con più facilità nel corpo senza avere il no del fratello o della sorella, che succede così alla fine, sapete meglio di me, queste cose qua sono troppo lì. Ecco, facilitare questo tipo di opportunità qua e da parte nostra magari ragionare un po' con la regione sui danni che verranno fatti, perché poi qualcuno non riuscirà a accedere come noi, come comune, perché c'è il finanziamento che deve partire da noi. Però adesso sì, ci siamo. Allora non abbiamo più il problema di andare solo, abbiamo trovato la nostra drammatica, perché in due giorni ho partecipato a discussioni, stamattina e ieri l'altro, che comincia a far sudare tutti, insomma, no? Comincia a far sudare tutti, perché quando dopo vai ci dicevano che è stata, non vi dico, drammatica l'impegno da parte di ognuno di noi, i nostri volontari, volontari, insomma, da fuori area del comune e anche dalla Gordina per darci una mano, no? Fa capire che questa avventura che iniziamo già da un po' di settimane, che era già iniziato, ma che andrà avanti per qualche anno più forte, no? Sia una roba tremenda, e insomma, perché chi interviene. Allora guardavo le zone di Viale, di Roca, di Vinalongo, come diceva il sindaco stamattina, che ha un macello ormai da su. Oppure lo tiriamo fuori e lo tiriamo a fare tutte cose qua. Perché se non lo tiriamo adesso, come sono? Questi sono i nostri punti. Dopo possiamo stare qua a fare una bella discussione, anzi, se avete detto contento fra di noi. Serve poco. Ma si fa l'idea. Grazie.